Ciao a tutti, sono Roberto Martini, preparatore atletico e istruttore di corsa naturale e nel video di oggi voglio parlarvi di ripetute. In particolare nel video di oggi, dopo aver parlato nelle settimane precedenti di allunghi e interval training, andremo a parlare nello specifico delle ripetute in soglia. Però, come sempre, voglio partire dalle basi. Cos'è la soglia anaerobica? È quella soglia di equilibrio dove al di sotto di essa tutto l'acido lattico prodotto dal nostro corpo viene smaltito, mentre invece al di sopra di essa l'acido lattico inizia ad accumularsi. Il sistema anaerobico in questo caso è più attivo e i nostri muscoli tenderanno ad affaticarsi prima. In via teorica, ragazzi, il passo in soglia è quel ritmo che ci permette di correre al massimo delle nostre potenzialità per un'ora. Bene, quali sono i benefici di questo tipo di allenamento? Le ripetute in soglia sono considerate uno degli allenamenti più produttivi per i corridori delle lunghe distanze. Parliamo di distanze dai 10 km in su. E lo scopo principale di questo tipo di allenamento è quello di insegnare al nostro corpo a mantenere basso il livello di acido lattico nel sangue, andando a lavorare in modo particolare sulla resistenza. Altra cosa, ragazzi, da tenere a mente è che la soglia anaerobica è un qualcosa che si può migliorare e su cui ci si può lavorare tantissimo. A differenza, per esempio, del nostro VO2 Max, che è dato dalla nostra genetica e si può migliorare in minima parte, la soglia invece può migliorare tantissimo. E facendo un esempio pratico, possiamo passare da un ritmo gara in un'ora di corsa consecutiva di 4,10 al chilometro con una frequenza cardiaca al nostro 88% della frequenza cardiaca massima, ad un passo di 3,50 al chilometro con una frequenza cardiaca pari al 92%-93% della nostra frequenza cardiaca massima. E quindi con il giusto allenamento possiamo spostare verso l'alto la nostra soglia anaerobica in modo da poter sostenere un passo più veloce per lo stesso tempo. Il tutto, ragazzi, con la stessa percezione di fatica e di sforzo, perché per il nostro corpo è esattamente la stessa cosa. Bene, chiariti questi punti, passiamo nello spiegare nel dettaglio questo tipo di allenamento. Punto numero 1. Come si esegue? Queste sono le ripetute più lunghe che possiamo effettuare, proprio perché il ritmo in soglia è un passo che si può sostenere per lungo tempo. Questo se prendiamo il ritmo giusto, ragazzi. Queste ripetute possono essere da 1 km, 2 km, 3 km fino ai 5 km, quindi possono essere anche abbastanza lunghe. E una seconda opzione è quella di effettuare un unico blocco al ritmo di soglia anaerobica, come per esempio fare 30 minuti a quel passo. In questo caso, ragazzi, per i più veloci significa correre per esempio per 7-8 km al nostro ritmo in soglia. Punto numero 2, recupero. Il recupero, ragazzi, è di corsa lenta in rapporto 1-5. Quindi sulle ripetute da 1 km il recupero sarà 200 metri, su quelle da 2 km il recupero sarà di 400 metri, su quelle da 3 sarà di 600 metri, fino ad arrivare a quelle da 5 dove il recupero sarà di 1 km circa. Unica raccomandazione, ragazzi, è quella di non fare il recupero correndo troppo lentamente oppure da fermi. In questo caso il recupero è attivo ed è a ritmo corsa lenta e per i più bravi anche ritmo medio. Mi raccomando, questo è fondamentale. Punto successivo, quante farne? Un allenamento classico è per esempio il 6 per 1 km con recupero 200 metri. Questo è proprio il classico. E poi da lì possiamo arrivarne a fare per esempio 10 sempre da 1 km. Se andiamo a fare invece per esempio quelle da 2 km possiamo farne 3 o 4 fino ad arrivare a quelle da 5 km dove ne faremo un massimo di 2. Tenete presente che solitamente la somma dei tratti veloci varia tra i 6 km e i 10 km. Quindi, come già detto prima, possiamo fare 6 ripetute da 1 km per un totale di 6 km oppure 5 ripetute da 2 km sempre per un totale di 10 km. Oppure possiamo fare 5 ripetute da 2 km per un totale di 10 km. Punto successivo, ritmo. Questa, ragazzi, è una delle componenti chiave di questo allenamento. Molto spesso succede che le ripetute da 1 km vengano corse a un ritmo superiore da quello richiesto dall'allenamento. E qui ci tengo a fare una piccola grande precisazione. Ogni ritmo, ragazzi, allena una componente diversa e quindi tra fare delle ripetute a 4 al chilometro oppure farle a 3,45 al chilometro c'è una netta
netta differenza e andrò ad allenare due componenti diverse. Se noi vogliamo allenare la nostra soglia anaerobica, dobbiamo avere una frequenza cardiaca intorno al 90% della nostra frequenza cardiaca massima. La soglia anaerobica si trova più o meno lì. Poi per i più allenati sarà sopra il 90% e per i meno allenati sarà leggermente sotto il 90%. Però ragazzi, anche in questo allenamento io consiglio di non guardare troppo la frequenza cardiaca, è un parametro che potete valutare, ma comunque di allenarvi con i ritmi dati dal vostro VDOT. Ho già fatto un video su questo argomento, quindi non mi dilungo troppo. Scaricate l'app, inserite il vostro personale fatto in gara, possibilmente in una gara recente, non in una di 10 anni fa, e da lì in automatico l'app vi calcolerà i vostri ritmi di allenamento. Ultimo punto ragazzi, consigli pratici. Non mi stancherò mai di dirlo, prima di questi allenamenti eseguite sempre un piccolo riscaldamento. Correte 2 km a ritmo lento, poi fate qualche andatura come skip, calciata, picchiamo sotto, balzi. Fate qualche allungo, magari 6 allunghi da 50 metri oppure da 80 metri, per scaldarvi senza forzare troppo e poi iniziate l'allenamento vero e proprio. E secondo aspetto, fate sempre una progressione graduale nel tempo. Partite dalle più brevi da 1 km e settimana dopo settimana aumentate la distanza. Ok, ragazzi, conclusioni. Questo è un allenamento fondamentale per chi corre sulle lunghe distanze. Consiglio di inserirlo nei vostri programmi di allenamento nelle ultime 8 settimane di preparazione per gare come una mezza maratona o una maratona. Mi raccomando, massimo una volta a settimana. E ricordate che questo è un allenamento fondamentale per unire velocità e resistenza. Non potete sottovalutarlo. Come già detto, la soglia anaerobica può migliorare tantissimo con il giusto allenamento. Unica raccomandazione, per eseguire correttamente questo esercizio dovete prendere il ritmo giusto e cercare di non strafare. Bene ragazzi, il video finisce qui. Come sempre, se lo avete trovato utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi su Facebook, Instagram, Strava, ma soprattutto ragazzi, andate a correre e utilizzate la testa. Ciao ragazzi, buone corse a tutti!